State proteste? No, proteste devo dire che non ce ne sono state, del resto le domeniche ecologiche sono due in un anno, appunto ieri e quella prossima il 19 di aprile, e devo dire che l'amministrazione l'ha fatta coincidere con delle manifestazioni, nel caso di ieri con la Roller Marathon, che erano già previste, quindi non abbiamo dovuto chiudere la città un'altra volta soltanto per una manifestazione, ma le abbiamo accorpate in una giornata ecologica che, con l'intervento degli amici della bicicletta, della FIAB, della BRAT, della lettura delle favole ai bambini, il torneo di ping pong in piazza San Vito ha riempito la città di occasioni e di opportunità, e occasioni e opportunità si creeranno proprio anche qui in Santa Maria di Battuti e piazza San Leonardo con la nuova ZTL che questa mattina è stata inaugurata. Un bilancio in queste prime ore è positivo, devo ringraziare la polizia locale per il prezioso servizio svolto di informazione verso i cittadini, che comunque hanno accolto positivamente questa decisione dell'amministrazione, appunto, di procedere al secondo step della pedonalizzazione. Non finisce qua, a maggio il prossimo passaggio riguarderà piazza Sant'Andrea e via Santa Caterina, quindi l'altra zona adiacente a questa, e quindi stiamo proprio arrivando a completare proprio il progetto di riqualificazione del centro. Tolte le auto, vice sindaco, bisogna pensare a mettere qualcosa in questa piazza. Cosa si potrebbe fare? Qual è la vocazione che il comune vorrebbe dare a questa piazza? Il comune delle idee e degli auspici e dei progetti li ha, però abbiamo deciso di concertarli, di realizzarli, di pensarli con i cittadini, con i residenti, con i commercianti, trovando una collaborazione davvero preziosissima nell'USL, nel Dipartimento di Prevenzione, e nei prossimi giorni, le prossime settimane, proprio con l'USL e con il dottor Gallo, realizzeremo degli incontri con residenti e commercianti per studiare le possibilità di arredo urbano, ma anche giustamente di vocazione da dare a queste vie, a queste piazze. In ogni caso, come questa, la piazza che fino a poche ore fa era attraversata da auto, ora è uno spazio che potrà essere occupato da tante cose belle per la città.